Buon Gododay e bentornati incredibili su Project Playtime. Mamma mia, che godo! Sto registrando prima di pranzo, quindi magari un orario più sus. Due partite secondo me va bene come idea per adesso. A meno che non so proprio super brave, però l'altra volta avete visto, io ci ho provato mezz'ora e non mi ha trovato una partita. Queste qui sono sempre le abilità che uso, quella di curatore, quella che aiuta a tirar fuori i nostri colleghi dalle buche, e lo scudo, che non è che l'ho capito molto. Per adesso non ho potenziato niente. Direi di usare specialista, vai, find a match. Ci cambiamo un colore della manina? Ah, 2 su 7. Vediamo un po'. Per carità, io ho letto che Palward ha perso tipo il 95% dei giocatori e oggi è tipo uscito il super aggiornamento su Palward, che non credo mai nella vita riporterà tutta la gente che giocava a Palward. Però questo gioco invece credo non ce l'abbia mai avuto un boom di giocatori, eh. Ah sì, vedi, avevate ragione, anche se siamo tipo 4 su 7 il matchmaking parte. 6, attenzione, 7, dai. Il giocatore che usa il mostro si chiama Bombastico, questo mi sa che è italiano, la butto così. Ragazzi, avete visto che erano 7 su 7, eh? Io non ho cliccato niente, eh. Sì, il matchmaking di questo gioco ha dei problemi, rispetto a Poppy Playtime, ovvio che questo gioco sia leggerissimamente inferiore, però dai, come vedete lo sto continuando a portare. Primo, vedo che vi piace da morire e sono solo che contento. Poi è un gioco che sinceramente, dai, non è che mi faccia emozionare, oh mio Dio, è il miglior gioco di sopravvivenza horror che abbia mai fatto. Poi questo genere di gioco non è che mi faccia impazzire, questo qui come c'è il mostro e tu devi scappare e risolvi gli enigmi, no? Soprattutto se è multiplayer e con un matchmaking così. Però dai, alla fine, come vedete, mi diverte, dai. Ci sta regalando dei momenti abbastanza epici, mi diverte editarli come video, quindi sicuramente lo continuerò a portare. Però come vedete, ragazzi, io vi dico solo che sto già a 10 minuti di registrazione. Voi avete visto quanto? 4 minuti? Il restante so io che aspetto davanti a uno schermo che qualcuno decida di giocare. Capito? Questo è il problema. La cosa positiva è che se veramente fanno sta cosa della fase 4, magari torna a giocarci tanta gente. Non è che deve tornare il 10 milioni di giocatori, basterebbero un numero che ti permetta di fare una partita ogni 2 minuti. Secondo voi riusciremo a vincere una partita con umani? Io non ho mai vinto una partita con umani, e capirai. Non abbiamo speranze, molto bene. Siamo in 3, mi sa che abbiamo perso. Vabbè ragazzi, questa non so neanche se farvela vedere perché abbiamo già perso. Siamo in 2. Ah, uno è già morto. C'è una Giwagi pizza gigante, vabbè. Che faccio? Ve la faccio vedere sta partita? Non lo so se farvela vedere. Non so neanche come commentare. Comunque devo farla sta tecnica qui che usano ultimamente tutti i mostri, eh. Cioè io nei primi video, quando uccidevo uno, lo portavo subito nel tombino, no? Invece sbaglia la grande. I veri pro player fanno così, ciulano tutti e poi li portano piano piano. È anche vero che se non lo fai in fretta posso recuperare la vita. Ragazzi, mi sa che sta partita è andata così, eh. Questo è un pro player di Agiwagi, ragazzi, eh. Possiamo sperare di fargli perdere un po' di tempo, giusto così. Ah, non ho capito, che vuole fare? Mi fai giocare? Ma che simpatico, vabbè. No, non so che voleva fare, vabbè, voleva divertirsi così, vabbè. Tanto questa è una delle skill più brutte che abbiamo visto su Agiwagi. Cioè, è un Agiwagi fatto di patatine e pizza, vabbè. Scusa? Mi ha portato in un buco dove c'è già qualcuno. A meno che questo si annoia e si diverte, che ci darà. Vabbè. Boh. Ragazzi, non so se farvi vedere questa partita, sono sincero. Posso rimanere 11 minuti fermo qui, ragazzi, per farvi perdere la partita, capite? Che? Quello che non ho capito è, mettete che io rimango qua dentro per 11 minuti, cioè vinco la partita. Poi io potrei rimanere immobile così e lui non mi troverà mai. Per adesso siamo a 10 minuti. Ah, no, ecco, vedi. Dai, dai, mi hai trovato, su, dai. Dai, su, ammazzami. Almeno abbiamo fatto perdere tempo. È stata una partita piena di emozioni, ragazzi. Riproviamone un'altra come specialisti, ragazzi. 7 su 7, è un miracolo. Per adesso in assoluto era in 2 episodi fa. Siamo andati così vicino alla vittoria perché hanno fortissimi loro. Mi sa che vedrete 3 partite in questo episodio, perché questa è veramente stata insignificante. Ve la faccio vedere giusto per farvi vedere com'è fatta la skin di Agiwagi pizza e patatine. Però quello che mi chiedo è, Agiwagi secondo me è anche il più debole dei 3, perché Mami Long Legs può saltare, quindi può arrampicarsi se becchi qualche simpaticone, no? Boxy Boo c'ha il salto, però non lo so, eh. Però può grabbare le persone e portarle su. Agiwagi è più quello più debole.
debole, perché metti che uno si arrampica da qualche parte, tu hai perso Wagyu Wagyu, cioè salta poco, non può fare giochi incredibili, quindi... Ah, perfetto, ragazzi. Avete visto, ragazzi, che stava caricando la partita e mi ha buttato fuori, l'avete visto, vero? L'avete visto. Vai a capire se sono i server, il matchmaking, cioè mi ridà 7 su 7 ma non mi carica la partita. Cercherò di tirarvi fuori un video da tutto questo tempo inutile che sto aspettando per una partita. È come se i giocatori li trova, però poi ci sta un problema tra mettere i giocatori nella partita, non so come spiegarvi. Capite? Quello secondo me è il problema di sto gioco, non capisco però che cosa sia a livello di programmazione. Facciamo per carità random, visto che quando scelgo porta male, facciamo random. Pochissimi usano Boxy Boo, eh. Sto pensando, tutte le partite che ho fatto come specialista abbiamo beccato sempre Mammy Long Legs e le abbiamo perse tutte. Questo è il secondo Agiwagi che troviamo che vince, perché sinceramente quittano tutti, quindi ne rimangono in due, io che faccio? Ballo, è ovvio che vince. Dovrebbero mettere qualche mappa nuova, ragazzi, sono quattro mappe, eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E sono tutti senza skin, quindi sono tutti gente che ha appena iniziato a giocare. Molto bene. Ok, sta arrivando. Agiwagi verde, via, 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 via. Ma perché tutta sta gente che usa Agiwagi? Ah, ce l'avevo addosso io, fantastico. Vabbè. Perché non mi fa colpire? Vabbè, non so cosa stia succedendo, ragazzi, che problema abbia il gioco oggi. Ah, ok, è partito. Ah, aveva dei problemi il gioco, non mi faceva battere sul muro. Sa dove vado quest'uomo, scusami. Come ha fatto a trovarmi senza che io facessi niente? Boh, ragazzi, sono confuso, io sono veramente confuso. E io dovrei essere quello che aiuta gli altri, ragazzi, vi ricordo. Cioè, come ha fatto a trovarmi che sono letteralmente scappato alla velocità della luce? Boh. Ah, meno che perché mette questa... Ma no, ma la Kiwaki piccolino non è che fa cose strane. Io sono sicuro che quando rigiocherò come mostro troverò gli skillati, eh. Perché io credo sia fatto un po'... Ah, sono morto. Va bene. Io mi chiedo, ma un povero uomo che sta provando a salire di livello in questo gioco, a parte che ti danno pochissimi punti, ma non ti danno i ticket, non ti danno niente, perché io in queste partite non riesco a fare niente. Questi punti sono, ci metti una vita, ecco perché ti dice di shoppare. Io ora ho capito. Proviamo un'altra, terzo tentativo, e penso che non useremo più lo specialista per un po', perché la situazione sta degenerando. Cioè, sono due volte che mi becca subito. Cioè, come ha fatto quello la Kiwaki verde a beccarmi due volte subito, scusatemi. Cioè, quello di prima, la Kiwaki pizza, eravamo in tre. Questo però è sus, cioè non capisco. Cioè mi state facendo capire che io stavo dicendo che Agiwagi era il più debole dei tre, ma in realtà Agiwagi è quello che usano gli skillati. Per qualche oscuro motivo Agiwagi è fortissimo andando avanti, mi pare strano. Secondo me la più forte è Mammy Long Legs. Neanche un Boxy Boo ancora. Playtime Factory. Per adesso non sta andando molto bene, ragazzi. Cioè, becco tutta gente che ha appena iniziato. È persa pure questa, che siamo già in tre. È ovvio che è persa, no? Mannaggia. Ok, ho detto il primo Boxy Boo, ragazzi miei. E già ne ha fatti secchi due. Mi sa che finirà male, ragazzi, questa partita. Vediamo un po' se riusciamo a curare qualcuno. Ci ho provato, ma è persa, eh. Cerco di aiutare qualcuno, almeno guadagno qualche punto, ragazzi. Giusto per questo, perché tanto è persissima, eh. Ah, quello è morto. Quindi quello l'ho salvato a fase è morto. Vabbè. Ho guadagnato 30 punti. Vabbè, non è da niente. Ah, eccola. Boxy Boo non la so usare mai nella vita io. Io rido per non piangere. È grave la situazione qua dentro, ragazzi. Non so quanto vi avrò fatto vedere di questo episodio. Perché sono tre partite e tre massacri. Qualche momento simpatico forse è venuto fuori. Mi sa, questo sarà il primo episodio che avrà quattro partite. Ho appena fatto la battuta che due partite bastavano, però. Wow. Almeno ho fatto qualche punto. Dai, ultimo tentativo. Prometto che dal prossimo episodio torniamo a giocare come mostro, ragazzi. Ve lo prometto. Perché come mostro, per carità, se trovi gli skillati perdi, non è quello, capito? Però come specialista è proprio difficile vincere. Quindi pure per questo sto provando a fare più episodi come specialista, capito? Non l'episodio scorso, quello prima. Era l'unica partita che potevamo vincere. Non so cosa sia successo in quella partita, ma avevamo vinto. Perché avevamo 6 pezzi su 6 e il treno era pronto. E il gioco ha crashato e non so cosa sia successo. Quindi misteri sus, ragazzi, molti misteri sus. Quindi vi prometto, vi siete beccati questi tre episodi da specialista. Però dai, i prossimi saranno come mostro. Torneremo a giocare nei panni di Agiwagi, Mammy Long Legs e Boxy Boo. I prossimi tre episodi, dai. E siamo di nuovo un 4. Ah, oh, 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 oh. Come fai a pretendere di vincere? Capito che abbiamo già perso. C'è partita. Sono aperte le scommesse su quale mostro ci sarà, ragazzi. Io ve lo dico, che dite? Trovassimo qualcuno di gentile che dice ci fa vincere, ti immagini?
Ma la gente non ti fa vincere manco se li preghi. Vediamo un po'. Ah, un'altra Agiwaki. Ma ragazzi, ma che è tutti assi Agiwaki ultimamente? Oh, ho un sacco di Agiwaki. Ragazzi, è finita. Mi ha fatto l'animazione per uscire, ma poi mi ha incastrato nel coso. Vabbè, il lato positivo è che siamo morti. Nel senso che questa cosa suonerà, penso, no? E mi ha clippato il personaggio qua. Sono pure inchinato. Vabbè, ragazzi. È finita. Godiamoci questi 12 minuti e 33 di attesa. A meno che questo affare si metta a suonare e mi trova. Vedete, non posso né uscire, non posso alzarmi, niente, ragazzi. Voglio vedere che succede. Ve lo taglio in caso, vediamo, dai. Secondo voi, perché lui mi ha clippato, avete visto, io sono uscito. Per il gioco però ero dentro l'armadietto e mi ha rimesso nell'armadietto. Quindi vedremo cosa succederà. Secondo voi si metterà a suonare? Oppure io sono uscito e quindi per il gioco sus. Però quanto sono belli gli armadietti della Playtime. Allora ragazzi, dato che la partita è andata, facciamo un bel video analisi degli armadietti della Playtime. Allora, qui sono veramente incrostati, quindi deduco che qui... Ah, ok. Parlare della manutenzione degli armadietti della Playtime porta fortuna? Allora, andiamo ora a aiutare i nostri compagni, che dite? Ah, lo sapevo. È furbo. Il ragazzone è furbo. Era lì a aspettarmi. È una tecnica molto furba anche quella, rimanere fermi lì. Volevo provare a aiutare qualcuno, ragazzi, almeno ha fatto punti, ma non credo ci riusciremo, eh. Ok, vai, 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 vai. Perfetto. Ah no, è quest'altro. È furbo, lui rimane fermo là perché sa che la gente lo va a provare a salvare, capito? Dai, uno su sei, ragazzi, non ci convinceremo mai, però almeno questa cerchiamo di togliere la suda un pochino di più. Ah, eccolo, ce l'ho proprio dietro. Visto che trucchetto da pro player, ragazzi. Ah, mi ha preso, stavolta è andata. Ok, l'abbiamo seminato. Non so quanto vi avrò fatto vedere questa partita, ragazzi. È stato più o meno un fuggi-fuggi generale, quindi abbiamo fatto un pezzo su 6. L'unica cosa sus che non ho capito è se in questi casi conviene tipo nascondersi e non farsi prendere. Ah, persa? No, game ended. Perché è finita? Noi eravamo vivi. Vabbè, abbiamo fatto 90 ticket e 250 esperienze. Sus. Abbiamo vinto 125 ticket, livello 22, come livello 22, scusami? Ma è buggato, ragazzi, come faccio a essere livello 22, scusatemi? Tanto non c'è più lo store, vedi, quindi magari veramente lo stanno aggiornando. Qui è tutto a posto? Tutte le cose più belle le devi comprare con cash, non c'è niente da fare, ragazzi. Quei punti scrausi che compro, i cappellini, queste cose stupide. 28.000, ragazzi, ma quanto costa la roba? Cioè, secondo me i prezzi sono sbagliati. Ti devono incentivare a spendere i skate veri. Però, ragazzi, non si può vedere. 7.000 di questi per un cappellino orribile. Devono duplicare i punti. Cioè, ogni partita te ne dà 2.000 botta minimo. Cioè, ma è esagerato. Cioè, queste cose fanno veramente cagare. Cioè, sono cose veramente orribili. 2.000 questo del panda. Ma voi state scherzando. Cioè, i prezzi sono esagerati. Quanto costa una skin da un mostro? Scusatemi. 40.000, 10.000. Cioè, sono pezzi che avrebbero senso se tu ogni partita, anche se perdi, prendi 1.500 ticket, capito? No, ma così è proprio un delirio, così. Perks, boh, a sto punto non so se comprare l'altro, perché tanto fanno tutte un po' così. Mi hanno fatto una build support per questi tre video, ragazzi. Non sono servite a niente queste robe qui. Compriamoci a sto punto cose migliori. A sto punto cambiamo build completamente e andiamo con la build del risolvi gli enigmi. Compriamo questo, ci leviamo questa che è tanto inutile e ci mettiamo, quindi killer slot, e ci mettiamo questa. Almeno facciamo cose diverse. Ragazzi, che cosa siamo voi? Spero questo episodio un pochino massacrante, perché di fatto ci hanno massacrato in tutti i sensi. Vi sia piaciuto? La trilogia specialista può dirsi conclusa. Dal prossimo episodio torneremo a giocare come mostri, magari ne vinceremo qualcuna. Oppure troveremo tutti super skillati, lo scopriremo solo nel prossimo episodio. Ragazzi, che cosa siamo voi? Ci vediamo alla prossima puntata.